verità vi farà liberi, scrive Papa Francesco nel messaggio per la 52esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, auspicando un giornalismo di pace che possa portare soluzioni e luce lì dove c'è guerra, povertà e tanta disinformazione. Per questo i comboniani, in occasione dei loro 150 anni di fondazione, decidono di scendere in campo, aprendo un dialogo schietto con la stampa in una conferenza dal titolo L'Africa non è una fake news, in cui raccontano la realtà che i missionari incontrano quotidianamente sul campo. L'Africa, piuttosto, affermano convinti, è opportunità e risorsa, con una popolazione che entro il 2050 raggiungerà i 2,5 miliardi di persone. È in definitiva, come il pontefice disse al suo arrivo in Uganda nel 2015, il continente della speranza, una promessa che il resto del mondo deve scoprire. Ne è convinto padre Elias Sindalim, comboniano che opera nel difficile contesto congolese. L'Africa è un'opportunità non solo per la Chiesa, ma anche per la società. L'Africa è un'opportunità nel senso che, guardando anche lo sviluppo del mondo, una delle parti del mondo dove c'è più sviluppo in questo momento qui, anche se ci sono problemi, è l'Africa, a livello economico, a livello sociale. E poi bisogna vedere tutte le ricchezze del continente africano. E a livello della religione, vediamo un po' la fede. La Chiesa non può oggi fare senza l'Africa. La Chiesa non ce la può fare. Il futuro del mondo, il futuro della fede si trova in Africa. Se questa è la verità sull'Africa, ecco allora che occorre capovolgere i luoghi comuni, gli stereotipi e i pregiudizi che offuscano la bellezza del continente nero, ma anche annientare le bugie sugli africani, spesso protagonisti loro malgrado del fenomeno migratorio e perciò descritti come portatori di malattie, coloro che aggrediscono le donne alimentando il vortice della criminalità, quelli che rubano il lavoro, ma i loro volti, le loro storie parlano di tutt'altro. Padre Domenico Guarino è impegnato nell'accoglienza ai migranti che arrivano nella città di Palermo e nella sensibilizzazione della popolazione locale. Sono 4 anni con lavoro con i migranti, non ho preso nessuna malattia e sono a contatto completamente con loro ogni giorno e sono a contatto nel porto. Però quando arrivano al porto, la cosa più bella è il momento di gioia che si esprime in tantissimi gesti, perché loro hanno chiuso una tappa complicatissima di questo viaggio e quindi lo esprimono in tanti modi. Devo dire purtroppo che accanto all'arrivo dei vivi, purtroppo mi è toccato anche benedire delle salme. E questo continua ad essere una ferita aperta nelle nostre strutture politiche, sociali ed economiche. Dalla crisi umanitaria in Sud Sudan alle mutazioni politiche e sociali che sta vivendo il Kenya, dai conflitti interetnici e interreligiosi in Centrafrica fino alle spinte terroristiche in Egitto e ancora i drammi dell'Eritrea, la fame dell'Etiopia, le violenze nella Repubblica Democratica del Congo. Tutte realtà che i media affrontano in modo spesso errato, alimentando paure e allarmismi. Ma come si riesce a far cadere il muro del pregiudizio per costruire il ponte di un cammino comune? Padre Elias ribadisce la necessità di condividere le risorse e la conoscenza, rispettando le differenze e mettendo fine allo sfruttamento. È un popolo semplice, un popolo che sa battersi per quello che vuole, un popolo che ha dei valori, però un popolo sfruttato e sfruttato da tutti. Comboni aveva un sogno: rigenerare l'Africa con l'Africa, cioè dare fiducia, formare gli africani a diventare protagonisti del loro sviluppo e anche della loro propria evangelizzazione. Il sogno non muore, bisogna portarlo sempre avanti, e su questo punto qui io dico, Papa Francesco dal Centrafrica, dove è andato in visita, ha dato un segnale forte che anche in mezzo alla guerra c'è speranza, e per me quello è il messaggio da portare a tutti gli africani e farlo capire alle altre persone che l'Africa proprio è il futuro della Chiesa.